Bah, ovviamente nell'inconscio ci sono, però non vogliamo illuderci perché sappiamo di cosa è capace di fare una società come la Lube. L'ha dimostrato l'anno scorso proprio con noi. Eravamo 2-0 sopra in semifinale, se lo ricordano tutti quanti. Però giustamente quando abbiamo tenuto il fattore casa, abbiamo due match point. Un po' si inizia a sperare, a credere che possa succedere veramente, che è qualcosa di magnifico, però vediamo ora in gara 4, noi scenderemo in campo subito aggressivi perché è quello che non è che non vogliamo riportare la serie a Trento perché noi amiamo i nostri tifosi, però sarebbe più bello ancora chiuderla in 4 gare, ce la metteremo tutta. Sì, sinceramente non ci aspettavamo perché per come abbiamo preparato la partita pensavamo che la Lube ripetesse la prestazione almeno al servizio che ha tenuto in gara 2. Probabilmente la differenza che c'è stata è stata proprio nella fase battuta ricezione dove c'è stata un'evidenza netta rispetto a gara 2. Quindi noi ci aspettavamo una partita molto più combattuta. Ma dal nostro lato siamo stati bravi perché abbiamo credo sbagliato 4 battute in 3 set, l'abbiamo messi sotto pressione tutta la partita in ricezione, in difesa siamo stati presenti, quindi meglio così, ecco. Beh, si vive che devi sostenere i tuoi compagni, devi farti tenere pronto qualora ce ne fosse il bisogno. E dare sostegno sia all'interno ma anche al di fuori del campo perché più pensieri negativi si avvicinano e peggio è poi per la prestazione in campo, quindi ci si deve chiudere una sorta di bolla e i ragazzi che compongono la squadra è proprio per rafforzarla questa bolla.